Oggi qui a Rivarolo, organizzato dalla Croce Rossa di Rivarolo Canavese, un bel evento, una camminata solidale, la camminata dei Babbi Natali. Sì, buongiorno, intanto grazie a tutti, grazie a chi ha collaborato per l'organizzazione. Primo anno che ci lanciamo in questa iniziativa, lo facciamo sia così per dare un po' di movimento, per vederci una volta camminare, non correre magari con le ambulanze, che è poco carino, soprattutto per chi c'è sopra. E io lascerei però la parola a chi si è occupato di tutta l'organizzazione, quindi chi ha fatto il grosso del lavoro. E qui abbiamo Alessio Mottinelli, che è il nostro consigliere giovane e uno degli organizzatori, e Andrea Bellino, che è il nostro delegato attività emergenza, che insieme hanno concertato un po' tutta questa attività. Intanto ringraziamo tutti per la partecipazione. Nonostante che la prima volta abbiamo organizzato veramente all'ultimo, c'è stato un grosso flusso di gente e speriamo che si possa riorganizzare e migliorarci in tutto. Una buona partecipazione, quindi, nonostante il freddo, quindi per aiutare la Croce Rossa? Sì, nonostante il freddo, la giornata oggi non ha aiutato, però per aiutare la gente è arrivata e ringraziamo per questo. Un evento organizzato quindi per raccogliere fondi, oltre per unire tutti quanti? Assolutamente sì, è un evento organizzato per raccogliere fondi per il comitato e la nostra ovviamente è una realtà associativa di organizzazione di volontariato che quindi si sostiene sulla base delle varie convenzioni, delle donazioni, delle offerte, delle risorse che vengono donate dalle persone, dalle aziende, dal territorio. E sicuramente quello che entrerà con questa attività andrà a rifornire, ad aiutare un po' tutte quelle che sono le attività del comitato, dalle attività sociali alle attività nelle scuole, nelle piazze, alla manutenzione dei mezzi, la manutenzione della sede, diciamo gli investimenti su quelle che sono tutte le attività che vengono portate avanti per il territorio, per la popolazione, per i bambini e gli adulti della nostra comunità. La cosa bella di questo evento è che vedo che è stato organizzato quindi dal comitato di Rivarolo Canavese, però sono presenti anche altri comitati locali. Assolutamente sì, ci sono con noi i ragazzi della Croce Rossa di Castellamonte, i ragazzi della Protezione Civile, i ragazzi di altre realtà associative del territorio, per cui sia di Croce Bianca, volontari del soccorso di Caluso, eccetera, ma anche di volontari e persone che sono venute in civile ma che in realtà sappiamo essere di altre associazioni, quindi c'è sempre una bella forza e una bella rete tra quelle che sono le associazioni del territorio.